Chietti a Romani Sibilio Scotti e si presentano così. E Sibilio che è napoletano, lo è anche Romani. E ancora là gli Stati Uniti. Bene l'Italia che fa il passo in testa, attenzione! Attenzione che è il momento di andare in testa dopo la curva. Cambio splendido, tutto napoletano con Sibilio che vola via, splendida frazione di Andrea Romani. Sì, veramente bella. Splendida. Italia davanti, Italia davanti. Sì! Incredibile, Italia davanti, ma è successo. Italia. Oh! Italia che è passato, ha vinto la 4400 degli europei, Tallinn, ma perdonate, era altra cosa. È un onore essere premiato dal sindaco perché la medaglia sia importante, ma essere riconosciuto come cittadino di questa bellissima Napoli è sempre più un onore di quella medaglia d'oro. Ho vissuto fin da bambino qui a Napoli e per me è veramente un gran motivo di orgoglio. E speravo sinceramente in una medaglia e l'abbiamo avuta, è stata una grandissima soddisfazione. Poi dal sindaco è sempre un onore. Alessandro e Andrea, classe 1999, compagni di banco al liceo scientifico Mercalli e studenti di ingegneria meccanica alla Federico II. Allenati da 10 anni da Giampaolo Ciappa, conosciuti come i gemelli diversi dell'atletica italiana, dopo il trionfo del 15 luglio a Tampere, in Finlandia, sono i nuovi campioni del mondo under 20 della 4x400, imponendosi anche con il nuovo record italiano e la migliore prestazione mondiale dell'anno, precedendo due superpotenze come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. È il primo oro mondiale nella storia dell'atletica italiana in una staffetta, a qualsiasi livello, sia assoluto sia giovanile. Ma è un motivo di grande orgoglio per me personalmente da napoletano, da sindaco di questa città, quindi interpreto i sentimenti di tutti i napoletani. Loro sono l'orgoglio perché sono bravi, bravi non solo nello sport, lo fanno con passione e questa è la Napoli che noi vogliamo rappresentare in tutto il mondo e oggi la medaglia importante è quella che hanno vinto loro sulla pista d'atletica che si sono meritati, però questa è un'altra medaglia importante perché è la medaglia della città e i napoletani a questa medaglia ci tengono davvero tanto e noi non la diamo a chi non la merita, quindi oggi è un risultato importante per loro e per la città.